Il percorso di quadri, un museo a cielo aperto. Torre Canavese, arrampicata sul suo colle, è un piccolo borgo ricco di storia, di memorie e di opere artistiche di grande pregio. Lungo le strette vie del concentrico del borgo sono state collocate circa 170 opere a decoro dei muri degli edifici. Il percorso di visita inizia da via San Grato, che ospita opere dei pittori russi, due vie secondarie, via Roma e vicolo Isabella, accoglie le cartoline d'Italia, la prima dell'Accademia di Belle Arti di Roma, invece la seconda dell'Accademia Toscana. Anche la seconda arteria del paese, via Balbo, ospita opere di pittori russi, da essa si snoda vicolo Farinetti, via Ruetta, vicolo San Martino e vicolo Gaggini, che ospitano le opere dei pittori canavesani. Lungo questa strada trovano collocazione anche opere in ceramica, tra cui la Via Crucis, a ridosso del muro di sostegno del piazzale antistante la chiesa parrocchiale. Più di 100 quadri sono stati dipinti da artisti delle ex repubbliche sovietiche, esponenti del realismo socialista, durante una collaborazione che è durata più di 10 anni e dove vennero ospitati a Torre più di 70 artisti. Negli anni successivi vennero invitati pittori provenienti da Francia, Germania, Sudafrica, Cina, Siria, Iran, Israele, Palestina e Giordania. Ogni artista ha rappresentato il proprio paesaggio, le proprie tradizioni e la vita del proprio paese di origine. Troviamo infatti la rappresentazione di uomini intenti al duro lavoro di fabbrico dei campi, le celebrazioni delle feste come 1° maggio, il paesaggio innevato o lunghi sentieri che si perdono nella steppa, o giardini di dace invasi di fiori primaverili. Sono state inoltre coinvolte le Accademie di Pittura Italiane di Milano, Napoli, Firenze e Roma, oltre ad artisti locali canavesani che hanno lasciato il segno con una grande suggestione cromatica dei dipinti. Nel saliscendi delle vie si incontra una minuscola piazzetta denominata il Giardino dei Ceramisti, un murale lungo 14 metri formato da tessere di ceramica realizzate con la tecnica raku, realizzato dai grandi maestri ceramisti italiani, fa da cornice alla pregevole fontana in basso rilievo, realizzata nel 2008 dalla Scuola d'Arte Faccio, che ospita al suo interno la stele L'Albero dei Giusti, dedicata a Giorgio Perlasca. Altre opere sono posizionate sulla facciata dell'edificio Le Parsun, posto al termine del suggestivo antico percorso denominato La Viassa, e nelle fessure delle aperture sono state riposte ceramiche di artisti canavesani e liguri. Si tratta di un vero e proprio museo in plein air che non conosce orari, ma è sempre disponibile al pubblico, soggetto soltanto alle variazioni delle stagioni, della luce e dell'ora, che fanno da cornice al piccolo ma incantevole borgo che cerca di mantenere la sua identità paesaggistica. A queste opere si aggiungono oltre 400 quadri conservati presso gli edifici comunali. Trova rilevanza a tal proposito la pinacoteca intitolata Raissa Gorbaciova, inaugurata nel 2003 in presenza dell'allora presidente Mikhail Gorbaciov. Si tratta di un piccolo scrigno dove a rotazione vengono esposte le opere e dove avvengono mostre ed eventi artistici.